sguardo là in camera e andiamo. Presto. Mi raccomando, domande facili, eh. Vai, ci siamo. Chi sono? Chi sono è una domanda difficile in realtà. Non è facile dire chi sei. Diciamo che mi piace pensare, mi piace vedermi innanzitutto come un imprenditore, che poi è il motivo per il quale ho intrapreso e ho fatto un certo percorso. Molti mi conoscono come la massima autorità in Italia in tema di riprogrammazione mentale, anche se poi effettivamente è un concetto, soprattutto quello della riprogrammazione mentale, che diciamo dalla maggior parte delle persone può suscitare più un dubbio rispetto che una certezza. Per cui se la volessimo così mettere in chiaro per tutti, il mio compito è quello di aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi e soprattutto riuscendo a superare quelli che sono i limiti e i blocchi che ognuno di noi tende da un punto di vista mentale ad avere. Per cui sì, penso che la definizione migliore sia proprio questa, colui il quale aiuta gli altri a raggiungere i propri obiettivi. Mi piace pensare in questo modo. Prima di diventare imprenditore, diciamo che è un momento, non voglio dire grigio, però un po' così della mia vita, nel senso che, come immagino la maggior parte delle persone, quando si va a scuola si tende a prendere delle decisioni non tanto personali quanto piuttosto dettate, no? Dai vari condizionamenti con cui cresciamo, quindi il papà che ti dice di fare una certa università, la mamma che ti dice di cercare un certo lavoro, per cui dopo il liceo, per una serie di vicissitudini ed esperienze che poi magari vi racconto, la scelta fu quella di fare economia aziendale alla Bocconi. Quindi ho fatto 5 anni di Bocconi a Milano, con uno scambio ad Harvard, quindi anche diciamo in un contesto internazionale, in inglese. E lì, durante diciamo questo percorso di studi, in realtà mi sono subito scontrato con una realtà, che spesso purtroppo prendiamo decisioni in maniera inconsapevole, perché dettati da quello che ci dicono gli altri piuttosto che da una reale diciamo voglia. Quindi mi sono ritrovato a un certo punto ad aver fatto un percorso di studi e a non sapere poi materialmente che cosa fare del resto della mia vita, nel senso che tutti gli sbocchi professionali non mi piacevano, anzi li detestavo. Quello che è emerso è che lavorare in consulenza poteva essere la scelta migliore, non tanto perché fosse una cosa che mi piaceva, quindi non era il classico, no, da bambino voglio fare il consulente, tutt'altro, però all'epoca sembrava la scelta meno peggiore, quella diciamo che mi permetteva di poter sperimentare più cose diverse, perché ho sempre visto il mondo del lavoro come un qualcosa di rigido, come un qualcosa che diciamo non ti permettesse di esprimerti al 100%, quindi cercavo, non volevo un capo, e cercavo un qualcosa che fosse il più flessibile possibile, quindi la scelta della consulenza, scelta che poi anche essa si è rivelata totalmente sbagliata, perché poi, come normale che sia quando finisci a lavorare in una società, una multinazionale che lavora dappertutto, per forza di cose ci sono degli schemi, dei capi, persone che ti dicono cosa fare, cosa non fare, addirittura avevamo anche il dress code, quindi io il motivo per il quale mi vedete oggi in maglione è perché detesto giacca, cravatta, camicia, perché per 5-6 anni sono state il mio abito da lavoro, perennemente. E niente, ho fatto consulenza per 5 anni all'incirca, con vari intermezzi, cambiando società, salendo gradualmente di livello, ed ero in tutto e per tutto in quello che è il classico percorso che ci si aspetta da un bocconiano, no? Quindi giacca e cravatta, sentirsi pseudo importanti perché appunto prendo il taxi e vado a destra e a sinistra, lavoro in treno, lavoro in aeroplano col computer, quindi da fuori erano tutti molto contenti, specialmente genitori e familiari eccetera. Io in realtà non l'ho mai vista come un qualcosa di molto motivante, quindi la mia voglia è sempre stata quella di fare l'imprenditore o quantomeno di non avere qualcuno che mi dicesse cosa fare. Volevo essere autonomo, volevo essere libero e al tempo stesso volevo anche avere uno stile di vita agiato. E diciamo che in questa esperienza lavorativa in consulenza ho iniziato a sperimentare la parte dell'agiatezza, perché comunque
gli stipendi erano medio-alti rispetto agli standard italiani e perché comunque era tutto pagato, quindi trasferte perenni, si viveva in albergo, si andava appunto spostamenti in aeroplano piuttosto che in treno, però mancava la libertà, non c'era la possibilità di fare qualcosa di concreto per lasciare un segno. Erano tutti progetti così, che sinceramente davano poco, quindi ero molto insoddisfatto e soprattutto credo che questa insoddisfazione mi ha poi portato anche a farmi delle domande, a pormi dei dubbi rispetto alle scelte che ho fatto in precedenza, perché poi ovviamente quando ti ritrovi a 25-26 anni ad avere un percorso prestabilito, dove sai già che il prossimo anno avrai questo tipo di promozione, fra 2 anni raggiungerai questo livello e farai certe cose, e in realtà andrà tutto sempre a peggiorare perché non avrai tempo per vivere, ma avrai soltanto responsabilità, e incominci a chiederti, ma allora cioè, ho preso le scelte giuste, no? Quindi era una sensazione strana perché da fuori la famiglia e i genitori erano molto contenti, anche perché essendo il primogenito ero stato il primo figlio, no, a muoversi dalla città, io sono nato a Messina, quindi già soltanto per i miei genitori dire mio figlio lavora a Milano già era un qualcosa di molto importante per loro, e poi addirittura dirgli che il figlio era in carriera, che lavorava qui, che lavorava là, era ancora più soddisfazione, quindi questa cosa per me era un peso perché non volevo deluderli, mi faceva piacere sapere che loro erano contenti di quello che stavo facendo. Però io, cioè, ogni giorno, ti racconto un aneddoto. Oggi ci siamo svegliati presto per venire qui a fare questa video intervista, dove presto significa che sono uscito di casa che erano le 8, che per me, con il mio attuale stile di vita, è molto presto. E mi è capitato di vedere per strada un po' le persone che vivono quella vita che vivevo io qualche anno fa. Quindi esci la mattina presto, per fare tutto di fretta per arrivare in ufficio il prima possibile, e poi magari ti ritrovi a tornare la sera alle 7, alle 8 e hai dedicato tutta la tua vita semplicemente, tutta la tua giornata semplicemente a questo ufficio. Ecco, questa cosa qua io non la sopportavo, la detestavo proprio. Sai, da un certo punto di vista penso che questa esperienza poi in un modo o nell'altro mi ha portato ad essere dove sono oggi, quindi non voglio dire che è stata un'esperienza negativa e che se tornassi io non la rifarei, perché probabilmente se non l'avessi fatta magari oggi staremmo a parlare di altro. Però sicuramente sono molto più felice e molto più soddisfatto adesso, questo senza ombra di dubbio.